Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, l'eurodeputata Christine Anderson, che ha condotto numerose battaglie in favore dei popoli europei, arrivando ad accusare di corruzione in maniera esplicita Ursula von der Leyen, ieri, domenica, ha mosso pesantissime accuse verso Antonio De Caro, il neoletto presidente della Commissione europea ENVI per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare. Accuse di mafia non troppo velate. Questo è ciò che ha scritto per motivare tali accuse, ma soprattutto è in conclusione che lascia aperto un interrogativo che fa molto riflettere. Su Telegram l'eurodeputata scrive: «Cari concittadini, nella prima parte del mio rapporto sul neonominato alla presidenza dell'ENVI, Commissione per l'Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare, ho già descritto come Antonio De Caro del PD sia riuscito a farsi eleggere come nuovo presidente della Commissione con i voti del partito di Ursula von der Leyen, CDU-PPE. Questo presunto accordo segreto tra i Verdi, Verdi Ale, e la CDU-PPE ha ora portato due convinti sostenitori del Green Deal ecosocialista delle elite globali a ricoprire posizioni chiave nell'UE. Antonio De Caro è in politica da 20 anni, è presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e, più di recente, è stato il popolare sindaco della città portuale di Bari, nell'Italia meridionale, per 10 anni. Come riportato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, sotto il titolo «Sospettato di mafia in Puglia, il rispettabile signor De Caro», Antonio De Caro è ora sospettato di essere complice. In un'operazione antimafia questa primavera sono state arrestate 130 persone dei clan mafiosi locali dei Montani, Trisciuglio e Parisi. I Parisi controllano gran parte del traffico di droga a Bari e dintorni, mentre altre aree commerciali includono scommesse sportive illegali ed estorsioni di denaro per la protezione. Tra gli arrestati c'erano due ex politici locali dell'area metropolitana di Bari. I loro beni, immobili e interessi commerciali, auto sportive e gioielli, per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro, sono stati confiscati. L'ex sindaco e ora presidente della Commissione UE, Antonio De Caro, ha insistito sul fatto di non avere nulla a che fare con questa rete e di non aver mai negoziato nulla con nessun mafioso. Purtroppo, il suo ex collega di partito, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e predecessore di De Caro come sindaco di Bari, ora contraddice questa affermazione. Lui stesso, insieme ad Antonio De Caro, aveva fatto visita alla sorella del boss mafioso locale Antonio Capriati alcuni anni fa per dissuaderlo dalla sua opposizione all'istituzione di una zona a traffico limitato. Se ciò fosse vero, Antonio De Caro avrebbe mentito nella sua precedente smentita. La domanda sorge anche su quale tipo di contropartita si dovrebbe offrire a un boss mafioso per fargli cambiare idea su un progetto urbanistico. A peggiorare le cose è venuta alla luce un'altra faccenda dalla cerchia diretta del partito di De Caro. Come presunto capo di una cricca di 60 politici locali, prevalentemente di sinistra, che hanno comprato voti al prezzo di 50 euro ciascuno, anche il sindaco di Triggiano, un comune nell'area metropolitana di Bari, è ora in custodia. Anche sua moglie è sotto inchiesta. Il politico si è già dimesso dall'incarico e ha anche rinunciato alla sua iscrizione al Partito Democratico. Naturalmente, la presunzione di innocenza si applica anche ad Antonio De Caro per il momento, ma sorge la legittima domanda su quanto sia saggio eleggere qualcuno a presiedere una delle commissioni più importanti del Parlamento europeo, mentre l'intero campo del suo partito sta attualmente annegando in un'indagine antimafia. Con Ursula von der Leyen e Antonio De Caro al Parlamento europeo, ora abbiamo due spietati sostenitori del Green Deal ecosocialista, rovinoso e anticittadino, in posizioni chiave, entrambi al centro di indagini massicce, von der Leyen per corruzione e Antonio De Caro per coinvolgimento con la mafia italiana. Come possono queste persone essere seriamente proposte come candidate per alte cariche politiche e poi essere elette lì con una larga maggioranza? Le dure e complete leggi antimafia italiane degli anni 80 e 90
sono state introdotte quando si è riconosciuto che la criminalità organizzata si era infiltrata nella politica su larga scala. Forse ora abbiamo bisogno di tali leggi anche a livello europeo? Cordiali saluti, Christine Anderson. L'europarlamentare Christine Anderson si domanda: come possono queste persone essere seriamente proposte come candidate per alte cariche politiche e poi essere elette lì con una larga maggioranza? Dato che anche il massimo esponente in Europa è sotto indagine penale di parecchi tribunali per il caso Pfizer, pensate che i vertici dell'UE appena menzionati siano persone integerrime, vittime di calunnie politicamente motivate? Oppure credete che le élite globaliste che comandano in Europa scelgano i loro uomini tra i più ricattabili, in modo da assicurarsi che siano manovrabili come perfette marionette per portare avanti la loro agenda antiumanità? Questo è il vero tema. Siamo governati dalle migliori persone d'Europa o da criminali? Perché in quest'ultimo caso, per i popoli europei, il Green Deal e tutta l'agenda von der Leyen non sarebbero per nulla a proprio beneficio. Anzi, carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robbie!